Oroscopo Paolo Fox oggi e domani, 11 maggio 2023, anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi per ogni segno zodiacale. L'oroscopo del segno Ariete. È dagli inizi di questa settimana che devi lottare per mantenere tutto sotto controllo. Ci sono sempre questioni che non vanno o situazioni particolari da sanare, ritardi e discussioni di vario genere. Il coraggio che hai è eccezionale e questo ti va riconosciuto. Sei una persona che ce la mette tutta quando crede in un progetto. Resti, però, preoccupato per una persona che non sta bene o per un progetto che impegna più del dovuto. Gli ultimi mesi sono stati di risveglio. Non escludo che a fronte di un'attività impropria o di un progetto importante ci sia il doppio delle cose da fare. In attesa di una conferma o di un rinnovo potresti perdere la pazienza. Calma, lascia che l'acqua scorra sotto i ponti. Anche oggi consiglio di fare tutto con serenità e di non lasciarti prendere dallo sconforto. Sei un guerriero, combatti da sempre, perché fermarsi ora? Poi nel lavoro hai una missione particolare, quella di bacchettare tutti quelli che non fanno il proprio dovere. Se hai voglia di discutere hai campo libero, visto che la luna è ancora contraria e arrabbiarsi è un attimo. Attenzione a non esagerare. L'oroscopo del segno toro. Il 2023 resta un anno importante, soprattutto per chi ha lavorato bene nel passato, ha iniziato un programma da poco e quindi ha avuto il coraggio di mettersi in gioco. Chiaro che più si sale e più le responsabilità raddoppiano. Con la giusta preparazione, necessaria per ottenere buoni risultati, questo resta il periodo migliore per ottenere. Bene cercare nuove strategie. Penso agli studenti, a coloro che comunque entro l'estate vorranno affrontare una prova o un esame. Giove aiuta, ma la preparazione personale di più. Non bisogna mollare la presa. Il mese di maggio si rivela di riferimento, arrivano sfide e occasioni per farsi valere. È come stare sul palcoscenico e avere i riflettori puntati contro, bisogna solo convincere chi ci sta davanti. Sole, Mercurio e presto anche Giove nel segno regalano una buona capacità di azione, e nel tempo risultati concreti. È importante scegliere gli obiettivi migliori per non sbagliare. L'oroscopo del segno Gemelli. Efficace questo cielo per cercare di risolvere piccoli problemi personali, anche di tipo fisico se di recente non è stato facile trovare benessere. Chi è proprietario di un'azienda o libero professionista deve rivedere alcuni accordi e collaborazioni, cambieranno i rapporti in casi estremi a costo di un allontanamento. Una rivoluzione determinata da Saturno dissonante, cambiare strategie sarà a breve comunque una necessità. Le relazioni d'amore contano. Quando si vive un momento di confusione è importante avere accanto una persona che sostiene, e questo cielo è importante per i sentimenti, e spesso è proprio nei momenti più complessi che si può verificare la tenuta di alcuni rapporti e fare la conta di quelli che ci vogliono bene. L'oroscopo del segno cancro. Bello questo cielo, anche se capisco che tu sia provato da periodi difficili, e quindi in certi casi non riesca ancora a cogliere questa positività che sarà una costante nel corso dei prossimi mesi. Guardando la seconda metà dell'anno infatti le stelle sono assolutamente dalla tua parte. Intendiamoci, ci sarà sempre qualche giornata no, ma in generale il recupero è dietro l'angolo. Dunque, l'aria è cambiata e dovresti sentire anche una maggiore passionalità e un migliore trasporto nei confronti dell'amore e delle persone che ti circondano. Tanto che non solo si può risolvere un dilemma personale o di lavoro, ma anche sbrogliare una situazione a te cara. I cuori solitari dovrebbero ampliare i propri orizzonti ora che Venere è tornata favorevole. Spero davvero che le coppie che hanno discusso agli inizi di aprile, o sono state minate da forti gelosie, tornino a più miti consigli. Rinnovo di accordi o chiamate per chi è rimasto fermo da tempo. L'importante è essere positivi e ottimisti. Anche il fisico risponde meglio. L'oroscopo del segno leone. Ecco una giornata più tranquilla. Quello che noto in questo cielo è insoddisfazione nell'ambito del lavoro o attesa per una nomina, un cambiamento. Tu che vuoi sempre eccellere in tutto ti sei ritrovato messo in un angolo, hai ragione se ritieni che alcune persone non siano state leali, ma i tempi cambiano e un nuovo evento imminente ti rimette in gioco. Cerca, però, di non agitarti per nulla, se premi o conferme non sono arrivate per tempo è anche perché non sei un opportunista, ti piace il successo ma non sei pronto a compromessi pur di ottenerlo. Il tuo carattere fermo, battagliero e orgoglioso può destare nervosismo in persone che non riescono a dominare la tua esistenza. In queste ore è bene puntare sull'amore in particolare se si è single, questo perché Venere inizierà tra poche settimane un lunghissimo transito nel segno, quindi sia in primavera che in estate le passioni prenderanno quota. Torna una bella carica di sensualità, un ottimo fascino, occasioni per chi si mette in gioco con il cuore. E con un cielo così variegato non è escluso che chi da tempo vuole convivere o sposarsi faccia il primo passo. Le uniche accortezze sono da tenere per la gestione dei soldi. Il nuovo transito di Giove dal 16 invita a non esagerare o tentare investimenti azzardati. Bene farsi consigliare o tornare a una certa austerità, se necessario. L'oroscopo del segno vergine è un giovedì interessante. Preludio di un fine settimana utile anche se intendi sviluppare un progetto d'amore o riavvicinarti a una persona che ad aprile si era allontanata. Conto alla rovescia perché, se aspettavi un cambiamento, sta per arrivare, credo che tu sia meno teso perché hai già sentito voci di corridoio positive. Spesso ti troverai di fronte a una sorta di ambiguità sul cosa fare, potresti avere dubbi sul futuro. Se hai lavorato tanto con un gruppo, allontanarti è un problema, se pensi che una persona ti abbia dato molto, sarà difficile metterla in un angolo. Qui più che problemi di azione ci saranno dubbi di natura etica, che comunque saprai sicuramente risolvere nelle prossime settimane. Inutile scervellarsi, il destino lavorerà per te. L'oroscopo del segno bilancia. La luna dissonante dovrebbe metterti in guardia dagli eccessi, già ce ne sono stati troppi negli ultimi mesi. Ancora di più se hai avuto un problema fisico, se sei stato male. Questo è un periodo in cui dovresti allontanarti da qualsiasi tipo di pensiero negativo, ecco un oroscopo importante per ripartire. Continuo a pensare, e molti mi daranno ragione, che dopo un periodo complesso, una separazione, un conflitto, si possa sempre ripartire proprio sulla base delle esperienze negative vissute. Questa primavera sta lanciando una revisione generale di tutta la tua vita, esci da un momento critico, ma ti sei reso conto di chi sia davvero dalla tua parte e chi no? In amore è possibile che ci sia stato un momento di lontananza. I rapporti più delicati restano quelli con toro, scorpione e gemelli. Alcuni riferimenti dovranno cambiare sul lavoro, possibili competizioni o disagi con una persona che cerca, in modo scorretto, di trarre ispirazione da qualcosa che tu hai già fatto nel passato o addossarsi meriti che non sono suoi. Porta pazienza. L'oroscopo del segno scorpione. Queste giornate sono a rallentatore per colpa di una luna contraria, quindi sia oggi sia domani ti trovo troppo pensieroso. Se hai un appuntamento di lavoro consiglierei di spostarlo alla prossima settimana. Sei tu a dover scegliere cosa fare in base alla tua reale capacità di azione, se ti senti stanco, però non insistere. In queste ore è difficile trovare un accordo in famiglia, è una giornata nervosa per le troppe cose che devi fare, cerca di non preoccuparti prima del tempo. Anche se mostri sempre un atteggiamento sicuro e disinvolto, sai che sei una persona piuttosto vulnerabile. A volte te la prendi un po' troppo, lascia correre. Riconferme in vista: nell'ambito economico ci sono dei dubbi da risolvere. In casi eccezionali bisognerà consultare un legale o un esperto per capire cosa fare. L'oroscopo del segno sagittario. La Luna è in ottimo aspetto e prepara un weekend importante utile se necessario per cercare di recuperare una relazione. È vero che il Sagittario vede sullo stesso piano l'amore e l'amicizia, anche se l'amore dovrebbe coinvolgere di più e portare ad assumersi responsabilità maggiori. In realtà per questo segno l'affetto e la generosità sono da distribuire a tutti quelli che meritano attenzione, senza distinzioni o priorità per il ruolo che occupano. Adesso infatti l'importante è essere circondati da persone piacevoli, e questo nelle prossime settimane accadrà regolarmente. Inoltre, la Luna, in ottimo aspetto, porta una maggiore serenità. Quindi, ben venga un periodo di recupero che aiuta a ritrovare un buon equilibrio. La giornata di oggi non merita una grande valutazione solo perché potrebbero esserci dei piccoli scontri sul lavoro o ritardi che ti faranno infastidire. Vai oltre. L'oroscopo del segno Capricorno. Il cielo si scalda di emozioni e torna la volontà, aumenta la forza che già possiedi innata. In questo periodo non devi fare altro che mostrare te stesso al meglio. Immagino che tanti Capricorno dopo periodi di profonda frustrazione o di isolamento volontario siano tornati alla guida della propria vita con grandi ideali e incarichi. Spesso l'attesa è il prezzo da pagare quando non si scende a compromessi. È arrivato il momento per fortuna di ottenere un vantaggio. Questo è un cielo che permette di organizzare il lavoro al meglio di legalizzare una storia o di continuare un'importante stagione di lavoro. Bene cavalcare l'onda e non tirarsi indietro. Gli unici conflitti possono nascere in amore, in quelle coppie che da tempo hanno perso il piacere di stare insieme trascurando l'intimità. Questa Venere in opposizione chiede maggiore tolleranza. Non manca l'amore, tuttavia potrebbe esserci una coltre di responsabilità, impegni, agitazione e ansie che lo nascondono. Va ritrovato esposto, vissuto, anche motivandosi in coppia e organizzando progetti per l'estate. L'oroscopo del segno Acquario. Questa giornata di giovedì mi piace perché abbiamo la luna che tocca il segno. È indice di successi, brio, vigore, forza, creatività e innovazione. L'Acquario è un inventore. Tu sei un creativo e spesso fai cose che altri non fanno. Ti piace nuotare controcorrente? Per l'acquario è quasi un dovere sentirsi speciale, un'originalità che è insita non solo nel modo di comportarsi ma anche nella modalità con cui vengono affrontati i problemi della vita, e persino rispetto a situazioni particolarmente gravose tu maturi una risposta tra il filosofico e il fatalista, certamente diversa da quella che altri adotterebbero. Non escludo cambiamenti per quanto riguarda lo stile di vita, da varie ragioni sta cambiando e devi adattarti, una revisione sarà necessaria per questioni di carattere economico. L'oroscopo del segno pesce. Sei uno dei segni più forti del momento e se non ti senti al meglio allora vuol dire che devi risolvere un piccolo problema interiore per andare avanti. Anche quando le stelle sono favorevoli se noi decidiamo di non andare avanti, di non reagire e manteniamo un atteggiamento pessimista poco può accadere. In questo senso il mio pensiero va alle persone che hanno vissuto una crisi e ancora restano pensierose. Dopo un periodo no si ha sempre paura di ricadere in una difficoltà, ancora di più se si appartiene a un segno di acqua come il tuo: un lago può apparire calmo in superficie ma nascondere vortici e mulinelli. Se sei tra coloro che hanno vissuto un periodo no, pensa ottimista. Così sarà possibile attuare un cambiamento che si aspettava da tempo, tornare a fare ciò che era stato abbandonato. C'è bisogno di sicurezza e di conforto, di fare quello che desideri senza imposizioni dall'esterno. Da un punto di vista astrologico Saturno nel segno rivela come tutto questo è fattibile solo grazie a tagli o cambiamenti drastici. L'amore riprende quota con Venere attiva, bando alle incertezze se il cuore è solo da tempo. Il segno fortunato di oggi, 11 maggio. Quale sarà il segno fortunato di oggi, secondo Paolo Fox? Il segno più fortunato tra voi di oggi, 11 maggio 2023, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, è quello del Capricorno. Siete più che felici di dedicare il vostro tempo ai vostri cari. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere qualche notizia positiva ed inaspettata, siate ne fieri.